Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di oggi. Nel 1357 a Praga iniziò la costruzione del Ponte Carlo. Il fascino immortale del centro storico di Praga cominciò a prendere forma nella seconda metà del XIV secolo, quando il re di Boemia, Carlo IV, divenne imperatore del Sacro Romano Impero. Una delle prime opere che commissionò fu la costruzione di un ponte che collegasse le due sponde del fiume Moldava. Visitato da 4 milioni di turisti all'anno, il Ponte Carlo, lungo più di 500 metri e largo 10, conserva la struttura originaria in stile gotico, poggiante su 16 arcate. Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. Isabella Allende. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere Garda, in provincia di Verona. In particolare andiamo a conoscere Villa Guarienti Brenzone, un capolavoro architettonico in uno dei punti più incantevoli del lago di Garda, Punta San Vigilio. Fu costruita nella prima metà del Cinquecento per l'umanista Agostino Brenzone su disegno dell'architetto San Micheli. Si presenta come un grande edificio a loggiati e sorge in mezzo ad un giardino ricco di piante, statue e lapidi neoclassicheggianti. La villa ospitò illustri personaggi, tra cui Pietro l'Aretino, Maria Luisa d'Austria e lo zar Alessandro II. Il giardino all'italiana è costituito principalmente da specie autoctone, quindi si possono ammirare splendidi esemplari di cipressi, olivi e limoni. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.